Senzio Mazza di leggere, non tutto ovviamente, non temete. Invito Teresa e Maria Sciacca ad avvicinare qua per dare una lettura. Cioè, leggere alcuni passi di alcuni proverbi, ovviamente senza soffermarci sulla diatriba della qualifica del siciliano come lingua o come dialetto, perché, come dire, sono passati come fiumi di inchiostro su questo argomento, e ovviamente senza soffermarci sull'importanza della lingua inglese e sul passaggio degli inglesi quantomeno a Piedimonte. E qui hanno lasciato sicuramente un buon ricordo. Evidentemente i bambini di Piedimonte erano più buoni e più simpatici. Passo la parola, passo, ovviamente così con ironia, autoironia anche, passo subito. Vado a leggervi alcuni proverbi e modi di dire. Alcuni magari voglio tradurli, alcuni penso che non ci sia nemmeno la necessità di tradurli. Allora, ogni proverbio appartiene ad una tematica, si trattano i temi dell'agricoltura, dell'amicizia, bevande, dei paesani, delle amicizie magari tra vicini di casa, eccetera. E quindi per ogni tematica ci sono dei proverbi. Ad esempio, qualcuno di questo qua appartiene alla tematica dell'agricoltura. Ha pensato a Don Sando, se venne a vigna e si accattava parmento. Questo è quando c'è una decisione assurda da prendere. Quando vedete nespole, cangite, chi ste sull'ultimo frutto dell'estate? Questo penso che non abbia bisogno nemmeno di traduzione. Questi riguardano l'amicizia, l'affinità e l'inimicizia. Affliggere me posso, ma ciangere non già faccio. Buon viaggio, e quando arrivi scrive. Con rispetto cane, rispetto o padrone. Tanno che conosce l'amico che aveva, quando lo perde e non lo vede più. Un rispetto è misurato, con nave portato. Vivo non mi poteste vedere, e morto mi manna a salutare. Volersi bene come a due sciane. Poi ve ne leggo qualcuno magari che riguarda gli animali, però che sono praticamente in stretto rapporto con l'essere umano. Avere l'occhio vivo di una sardella morta di 40 ionna. Questa è un'espressione ironica che si usava ai tempi. Arrivare con l'amore vide, cioè dimostrare cose praticamente estremamente insolite, oltretutto. Ha ragione, ce l'avo scecco. A iardina si spinna quando è morta. Qui ave pena di canni lauce, a soe, sa mangiano i cane. E cucci appena sta giangiane da iatta. Questo era un termine che praticamente dice quando i topi decidevano di attaccare una campanella al gatto, ma è sempre una frase molto ironica. Era meglio che a topace si accattava un porco, che all'anno a me non ammazzava. Così marita sta contento ogni anno, che ammazza un porco sta contento un anno. Fatta accattare di cui non ti conosce. Queste riguardano sia l'amicizia che le inimicizie. Madonna du Carmono, disse una ride quando dei sono fuoco e restucci. Questo è un termine, praticamente una frase che hanno usato. Madonna del Carmine, dissero i grilli quando i contadini appiccarono il fuoco alle ristoppie. Scusate, qua si potrebbe leggere per un'ora di seguito, bisogna scegliere dei proverbi. Un lupo di mala coscienza, come fa a così pensa? Un scecco porta la paglia e un scecco sa la ragghia. Queste invece riguardano le bevande. A butte si sgavita quando è china, che quando è legge si sgavita sola. A cui bevi acqua ci crescono i laronghi da panza. Questo è per l'amante del vino praticamente. Avere l'acqua ingia e la tubulatura fora. Questo
Cioè, se c'è una cosa, non ce n'è un'altra. Questo invece riguarda i cibi. A Pignato in comune non buggi mai. Che bello spicchio deve meno la Mara. Significa che è bel tipo. Avere no c'ha padella e no c'ha yat, cioè presentare attenzione su diversi aspetti. E qui disse che i cucuzzi non sanno di niente, sul refrigerio più i panze vacanti. Essere un sacco spugnato, questo praticamente può essere anche sia per avarizia che per insaziabile appetito. Essere una pasta e menola, si diceva di persone molto dolci. I guai da Pignata, i sapa cucchiara che eremina. Nessuno conosce praticamente meglio di sé chi è dentro la situazione. Fare ce l'hanno, questo si dice anche ora, quando tu assaggi una cosa dopo un anno, magari un frutto di stagione, eccetera, all'anno si dice fare ce l'hanno. Mangiare chi duca passo commento. Pazienza ci vuole alle burrasche, che non si mangia mele senza muschi. Bisogna sopportare quindi i lati negativi della vita. O mangiare senza vivere è come ciuniare senza chiovere. Scusate il vento già. Di Venere e di Marte non si sposa, non si parte e non si comincia l'arte. I tempi ci tenevano a queste cose oltretutto. Mi stanno buone l'auce, che stanno buone magari ne auce. Allora, qua invece si parla di difetti, di limiti, di vizi. Ne scegliamo qualcuno. Corre, corre, caccata, aspetto. Questo praticamente si diceva al delinquente ricercato. Essere più liscio di un passamano municipio, praticamente essere più levigato di un passamano delle scale di un municipio, e del tipo inespressivo, liscio proprio. Essere mezza manicola, era di un muratore di scarse capacità. Essere una cane figliata di donna esterica, di donna magari intrattabile. Ne scegliamo qualcuno magari che riguarda le locuzioni di luogo delle nostre zone. A casa di Cristo, luoghi lontanissimi, oppure non scugnare se decade, da, eccetera, eccetera, non muoversi assolutamente. Oppure buttare d'ince di fuori, rivoltare un indumento dentro e fuori. Oppure si usavano dei modi di dire che riguardavano proprio le persone. Essere sordo come una campana senza battaglio. Era per qualcuno che non voleva sentire, non tanto perché era sordo. Cioè una cosa dell'uovo di Pasqua, di un oggetto di scarso valore. Un sacco vacante non può stare a ditta, cioè è inutile pretendere l'impossibile. Leggiamo qualcun altro, ho altri 2 minuti per leggere. Allora, questi riguardano invece la religione. A Sant'Aita prima rubano e dopo ci fecero i potti di ferro. C'hai tanto tempo che puoi fare un figlio monaco e uno parrino. Dura quanto dura, signore. Pane e sacramento ce n'è ogni commento. Ranne di Dio, questo era un altro modo di dire che si usava nelle nostre zone, ai tempi passati, grande Dio proprio. E un signore me ne scansa, un altro modo di dire paesano. Annare sinne suppilo suppilo, cioè quando si moriva di nedia, lentamente. Pure c'erano altri modi di dire che riguardavano lo stato di salute delle persone. Avere scioglimento di stomaco, oppure avere sfinimento di stomaco, sfinimento di calamma. Oppure c'è differenza tra un morire e un campare.
O c'è l'aglio che ammazza i vermi? Fare morire prima delle soiorna. Con questo concludo, poi avrete modo voi di leggere tutti i proverbi. Allora, ora per voi che avete resistito nonostante tutto e tutto, ci sarà un buffet, un modesto buffet di dolci. Nel frattempo, mentre si prepara il tavolo, ci sarà un altro brevissimo intermezzo musicale. Io voglio leggere un proverbio a proposito del cambiamento. Roma non si fece tutta andare a vuota. Ci stiamo lavorando e anche stasera abbiamo messo un altro mattoncino per una Piedimonte diversa, perché a Piedimonte c'è una sensibilità che permette di avere più di 200 persone in una sera. Lontano, guarda la facilità, va bene.